Oh, si vede che in Ducati è venuta voglia di fuoristrada, perché dopo la Desert X, che è uscita davvero un gran bene, hanno messo mano anche alla loro bestseller multistrada V4. Arriva infatti ad EICMA 2022 la versione rally, ancor più orientata ad un uso giramondo fuoristradistico. Andiamo a vedere un po' cosa è cambiato. La linea sembra più o meno sempre la stessa, ma in realtà il serbatoio è cresciuto nelle dimensioni, e qui in Ducati sono stati bravi, perché quando si ha a che fare con delle moto XL, come può essere con GS, con altri marchi, spesso si ha la sensazione di imponenza. Qui invece sono riusciti a mantenere la moto piuttosto compatta, e questo mi piace molto. Ovviamente mi piace molto la finitura dell'alluminio spazzolato qui. Come cambia la rally, però, al netto del serbatoio, che comunque è un upgrade importante, crescere la capienza, cambiano le sospensioni. L'escursione cresce a 200 mm sia davanti sia dietro. C'è un nuovo power mode dedicato per il motore quando si sceglie la mappa enduro. Il motore rimane il V4 Gran Turismo, che tanto sta avendo successo sulla multistrada, ma qui ci sono delle novità. Cavalli e coppia rimangono uguali, ma c'è una nuova modalità di spegnimento della bancata posteriore, che non si spegne più soltanto al semaforo quando è ferma, ma anche quando si è in movimento, per ridurre consumi ed emissioni. Rimanendo nelle modifiche, le pedane del passeggero sono state arretrate, quelle del pilota sono un po' più larghe per sposarsi al meglio con la pianta larga degli stivali da fuoristrada. Vi ho fatto venire voglia di comprarla? Ducati saranno contenti se la risposta è sì. A sto punto vi dico anche il prezzo e la disponibilità. Arriverà nel concessionario a partire da febbraio 2023, con un prezzo di partenza di 27.990 euro con il radar, ma senza le borse. Per tutti gli altri allestimenti e i prezzi di conseguenza, andate sul sito Ducati e configurate la vostra multistrada V4. Questo era tutto. Ora io vi consiglio di mettere un like, iscrivervi al canale, seguirci sui canali social Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, e come sempre seguiteci sul sito motorbox.com. Al prossimo video, ciao!